Simona Giannangeli è candidata con la lista di Maurizio Cervo, che sostiene la candidatura di Maurizio Cervo alla presidenza della regione. Rifondazione Comunista, ma non solo, per lei è un ritorno, perché ci fu una militanza in passato. Poi che è successo? E io ero a Rifondazione Comunista, con Rifondazione Comunista mi sono candidata nel 2002 come sindaca, in una lista anche in quell'occasione andavamo da soli perché non avevamo alcuna volontà di essere nella coalizione di centrosinistra. Dopo questa mia esperienza ci sono stati alcuni passaggi che mi hanno spinta ad uscire dal partito della Rifondazione Comunista, era l'anno il 2006, anno in cui Rifondazione ragionava sulla missione militare in Libano e ci fu una presa di posizione da parte del partito che io non mi sentii di condividere, motivo per cui uscii e tornai semplicemente a lavorare, a svolgere la mia pratica politica nelle associazioni, nelle realtà di movimento dalle quali comunque provenivo. Alcuni colleghi tra i commenti sulla rete, in modo irriverente, forse anche un po' irrispettoso, hanno detto pensavo alla Giannangeli fossero bastate quelle di elezioni. A prescindere da questi commenti, poi cosa l'ha convinta oggi a riprovarci? Ma oggi mi ha convinto semplicemente il fatto che sarei stata una delle tante cittadine che non avrebbero potuto esprimere il proprio voto alle elezioni regionali. Questo perché? Perché mi era assolutamente impossibile votare una lista o candidate che stessero nella coalizione che sostiene D'Alfonso. Questo perché ritengo che sia un personaggio assolutamente squalificato dalle azioni, dalle scelte che ha compiuto e che hanno segnato la sua storia politica, e quindi questo è stato il primo motivo che mi ha portato a riflettere e poi ad accogliere questa richiesta che mi veniva fatta da parte di una realtà che ha saputo creare una lista assolutamente eterogenea, ma fondata su un principio fondamentale, l'idea di essere voce di donne e di uomini che su questo territorio regionale da sempre, in differenti ambiti, si spendono lontani dai luoghi del potere istituzionale. Quindi questa è stata l'opzione fondamentale per me. C'è un centrodestra, un centrosinistra, ma soprattutto c'è una forza grossa, emergente, che è quella del Movimento 5 Stelle, che a livello locale magari ha una discrasia rispetto al consenso che riscuote con il voto politico nazionale, però incombe. E voi dovete ritagliarvi un consenso che non sarà facile ottenere per superare lo sbarramento del quorum. Quello che io mi auguro e quello che io chiederò e sto già chiedendo è di voler esprimere un voto coraggioso e consapevole. Coraggioso perché deve essere un voto che va proprio a segnare la scelta di non voler più dare spazio a poteri costituiti che su questo territorio hanno compiuto davvero scelte scellerate che stiamo ancora pagando. Per quanto riguarda chi guarda il movimento di Grillo, quello è un movimento che secondo me di contenuto politico non ha assolutamente nulla, non esprime nulla, esprime un'antipolitica che raccoglie sicuramente il sentimento di indignazione, quindi un sentimento volto a punire l'attuale classe politica dirigente, ma successivamente non vedo la proposizione di contenuti significativi che possano poi continuare a dare alimento a quel voto espresso. Quindi io mi rivolgo a quelle donne, a quegli uomini che partendo proprio da sé, così come io sto partendo da me e dalla mia storia, decidono di portare questa voce dentro le stanze dell'assise regionale. Siete candidate in due avvocatesse, due avvocate, lei qui e Vagna della Vigna in provincia di Teramo, il Partito Democratico, due persone che con la loro professionalità si sono spese per nelle battaglie, nelle cause che sono nate dopo il terremoto, per i crolli a difesa delle parti civili. Non c'è il rischio di strumentalizzazione, di strumentalizzare quella storia scendendo poi in campo? Io non intendo assolutamente strumentalizzare la storia delle vite che sono state uccise la notte del 6 aprile 2009 in questa città. La mia storia politica nasce più di 20 anni fa, non nasce la notte del 6 aprile ed è una storia che nasce proprio dalla volontà di contribuire all'affermazione di diritti di cittadinanza nel loro complesso. Quindi quello che io scelgo di fare dopo il 6 aprile è in una assoluta continuità
con quello che ho sempre fatto, con le pratiche nelle quali mi sono sempre spesa. Quindi non solo non farei mai una scelta di questo tipo, perché non intendo uccidere di nuovo coloro che sono stati uccisi, ripeto, dalle scelte scellerate che sono state compiute su questo territorio e che queste persone hanno pagato in prima persona con la vita. Mi auguro che nessuno voglia costruirsi un presente ed un futuro politico a partire da questo dramma. Dall'Arci ad Amnesty, passando per tantissime esperienze anche internazionali all'estero e poi il centro contro la violenza sulle donne qui dell'Aquila, l'esperienza più significativa di 20 anni trascorsi sul fronte sociale. Queste esperienze per me sono state tutte significative, perché mi hanno portato a spostarmi nei luoghi di guerra dall'America Latina. La giornata o l'episodio che ricorda di più? Ma sicuramente una delle giornate più significative è stata nel 1995 in Sudafrica, Johannesburg, quando ero rappresentante per l'Italia del movimento anti-apartheid e quando ero lì per cercare di dare un contributo nella commissione che si costituì per la verità e la riconciliazione voluta da Nelson Mandela. E ci fu un giorno in cui Nelson Mandela arrivò in questa assise, ebbi la possibilità di conoscere una delle figure per me più significative che hanno dato corpo e sostanza al mio credere nella pratica dei diritti. Grazie, grazie e in bocca al lupo per le elezioni. Grazie.